Benvenuti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo della differenza fra un valore zero ed un valore nullo. È un argomento molto importante perché se non conosciuto e se non gestito correttamente può produrre degli errori che si possono riverberare all'interno dei fogli di calcolo. Questo tipo di argomento è valido per qualsiasi foglio di calcolo. Noi lo affrontiamo con LibreOffice Calc, ma è esattamente identico ed analogo in Microsoft Excel e altri fogli di calcolo. Che cos'è un valore nullo, che cos'è un valore zero? Facciamo un esempio molto prosaico. Per esempio, se andiamo in un supermercato e cerchiamo un prodotto, ad esempio un fustino di detersivo da 750 grammi, e non lo troviamo negli scaffali, chiediamo al dipendente del supermercato di cercare a terminale, cioè nel computer, se questo fustino arriverà o no. Se il dipendente trova, a seguito della dicitura appunto fustino da 750 grammi, un valore zero, significa che effettivamente il supermercato lo vende ma al momento è terminato a magazzino. Se c'è invece un valore nullo, significa che quel supermercato, per qualche motivo là, quel formato non lo vende proprio, quindi è inutile attendere, è inutile ordinarlo. La differenza è questa: un valore nullo indica all'interno di un foglio di calcolo un'entità che non è mai esistita e non esisterà mai, mentre un valore zero indica un valore esaurito o in esaurimento, quindi che può essere ordinato. Facciamo il solito esempio di un'azienda che vende, ad esempio, un'azienda un prodotto solo, un'azienda monoprodotto, perché in questa maniera questi esempi sono molto più facili. Indichiamo ad esempio le scarpe, vediamo quanti prodotti ha venduto durante la settimana. Si può evincere da questo primo caso che il sabato e la domenica, essendoci un'indicazione di valore nullo, il negozio è chiuso. Non è che il negozio è stato aperto e ha venduto zero prodotti, il negozio è proprio chiuso. Facciamo l'esempio invece di un valore zero. Se noi mettiamo qui zero, e certe volte le persone, i compilatori dei fogli di calcolo fanno questo errore, il foglio di calcolo in pratica si equivoca e pensa che il negozio sia rimasto aperto ma che non sia stato venduto nessun prodotto. Diciamo che di primo acchito può sembrare che queste quattro entità siano identiche perché non c'è stata nessuna vendita, ma è molto importante capire che in realtà il valore nullo indica all'interno delle formule e delle varie funzioni al foglio di calcolo che queste celle non devono essere contate perché il negozio è rimasto chiuso. Facciamo un esempio: ad esempio, questo errore si riverbera se in una formula c'è la funzione media. Se noi diciamo la media delle vendite dell'intera settimana, in presenza di un valore nullo, lui giustamente ci dice, anche se è un valore indicativo, che sono state vendute 45,6 scarpe in media. Con il valore nullo, il calcolo della media non tiene conto dei due giorni. Vediamo che cosa succede se inseriamo all'interno della media le due celle con il valore zero. Vediamo che ci sarà un errore. Facciamo la media inserendo tutta la settimana con il sabato e la domenica. Vedete che evidentemente la media di vendita delle scarpe si abbassa a 32. Perché? Perché il foglio di calcolo divide per 7. Perché essendoci un valore 0, lui fa rientrare gli ultimi due giorni della settimana all'interno della media e divide per 7. Mentre con il valore nullo si indica al foglio di calcolo di non tener conto di questi giorni e divide per 5. Che cosa significa? Significa che la media corretta è questa qua, è quella superiore, cioè è quella in cui i giorni di cui si tiene conto sono solo 5. Mentre questo tipo di media qua, in realtà, purtroppo, è una media scorretta. Voi provate ad immaginare un foglio di calcolo con migliaia e migliaia di date in cui un compilatore, non sapendo, non conoscendo questo argomento, inserisce degli zeri dove ci vuole un valore nullo. Quindi ricordiamo bene, il valore nullo è un'entità che non esiste, non è esistita, che non si deve attendere perché non esisterà. In questo caso, il sabato e la domenica il negozio non è che è andato male, è andato normalmente, ha venduto zero scarpe perché era chiuso. In questo caso qua, un caso erroneo, se un compilatore mette degli zero, il foglio di calcolo pensa che il negozio è stato aperto 7 giorni su 7, ma negli ultimi due giorni non ha venduto nulla, quindi la media viene altamente penalizzata. Questa media non è semplicemente più bassa, è proprio scorretta. Il giusto numero di scarpe vendute in media al giorno è 45,6. Quindi vi prego di fare massima attenzione
nel prendere cura di questo argomento, perché inserire degli zero laddove c'è un valore nullo significa propagare all'interno del foglio di calcolo degli errori matematici molto importanti. Vi ringrazio per aver seguito questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.